Mani. Fumi a cavallo con questo e va più forte che un gel. Quando fa pieno e pieno, signor non stampier. Fumi a cavallo con questo e beve solo caffè per mantenere il suo pelo più nero che... Era Mal, gloria musicale degli anni ruggenti e voce dei Primitive, l'ospite finale della terza kermesse per amore della musica e della solidarietà. Allora, un grande ritorno ad Arezzo dopo qualche anno, ma l'accoglienza è forse quella che ti aspettavi, eh? No, non aspettavo, c'è un sacco di vecchietti qui stasera. No, sto scherzando, e coetanei, che abbiamo passato un momento bellissimo, un ricordo favoloso di quelle belle canzoni che ha segnato un'epoca. Sì, è vero. Sì. Sono bei ricordi, ma sono ancora cose molto vive invece, che anche tutti i giovani che erano qui stasera hanno cantato con te, eh? Sì, vabbè, quando ho fatto Furia, naturalmente. Non solo, vuol dire che le cose belle restano nel tempo e che sì, anche sì. I giovani le cantano ancora. Ma io scherzo sempre su Furia, dicono qui e di là, eccetera, però invece la verità è che all'inizio però c'era un momento che Furia lo odiavo, anche però scherzosamente, perché sì. Dopo... Ancora oggi tutti cantano Furia, tutti ne conoscono Mal per Furia, allora io non posso essere molto contento, grazie. La manifestazione ospitata al Teatro Tenda di Arezzo per il terzo anno consecutivo e patrocinata dal Comune è stata organizzata come sempre in favore del Calcit. 17 le band aretine partecipanti che si sono ritrovate per l'occasione. Quest'anno anche un omaggio ad Elio Marcantoni, scomparso recentemente. Non era bello ma canto a sé, aveva mille donne a sé. Cantava Hell, un Ticket to Ride, un Lady Genoa Estrella. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La serata è scorsa tra ricordi e ottima musica con veri talenti saliti sul palco per il Calcit e per la solidarietà. Questa terza edizione va in archivio con la consapevolezza della bontà e della originalità di questo progetto venuto in testa ormai 3 anni fa ai 4 amici al bar. E tutti giovani ed emozionati alle note e ai ritmi di allora con questo strepitoso personaggio che veramente ci ha fatto sentire veramente tutti veramente giovani e fortemente emozionati di una bellissima serata e di una bellissima occasione di solidarietà. E abbiamo fatto 3 esauriti praticamente e anche personaggi importanti entrano nella nostra associazione di Per Amore della Musica, perché ricordiamo che il primo anno c'è stato un aretino Pupo, poi l'anno scorso i Negrita che sono aretini insieme a Shel Shapiro e quest'anno la ciliegina che è Mal. Siamo contentissimi anche perché quest'anno con la regola che abbiamo fatto della canzone italiana ha funzionato veramente, perché quando si canta le canzoni italiane che il pubblico risponde, che canta insieme a noi, è il massimo che si può fare. Una bella serata, tanta gente. Si sta suonando come si suonava una volta, insomma, ecco, quindi è stata una bella cosa. Comunque alla fine è andato tutto dritto, liscio come l'olio, vero? Ma ringraziamo sentitamente tutto il pubblico che è venuto numeroso e solidale come sempre, ha rimpinguato le casse del Calcit. Ringraziamo altresì i musicisti che veramente con grande passione, con grande dedizione, con grande entusiasmo, con grande professionalità hanno aderito all'invito del Calcit per la terza volta.